Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube. Stai iniziando a fraseggiare sui 251, ma le tue frasi non suonano interessanti, non suonano abbastanza jazz, non hanno quel suono che spesso ascolti nei dischi? Molto probabilmente questo può dipendere dal fatto che non sai come alterare l'accordo di dominante. In questo video ti parlerò di cosa significa alterare l'accordo di dominante. Ci tengo particolarmente perché è uno dei meccanismi più importanti in assoluto del fraseggio jazzistico. Ma intanto, sigla! Se abbiamo un 2-5-1 maggiore, facciamo l'esempio più classico in assoluto, Re minore settima, Sol settima, Do major 7. Se abbiamo una situazione di questo tipo e suoniamo la scala di Do maggiore su tutto, di fatto facciamo qualcosa di armonicamente lecito perché la scala maggiore soddisfa ognuno di questi accordi. Però ti faccio capire a livello di fraseggio che cosa esce. Come sicuramente avrai ascoltato, nel fraseggio c'è una certa staticità. Si può suonare in questo modo perché, tra l'altro, non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo per forza alterare ogni accordo ridominante. Potrebbe anche risultare ripetitivo. Solo che suonando una scala su tre accordi è inevitabile che il fraseggio risulti un po' più statico. Invece il discorso cambia se noi alteriamo. Quindi utilizziamo delle tensioni alterate sul quinto grado, dando un senso di dissonanza, di tensione e di risoluzione quando poi risolveremo queste tensioni sul primo grado. Quindi che cosa succede? Secondo minore settima avremo un sound non alterato, quinto settima alterato e primo settima risolveremo la frase. Thank you.
In questo primo video introduttivo ti do questo concetto importante da sapere, ossia queste note che alterano l'accordo di dominante. Prima ancora di parlare di scale, di sostituzioni che possono darci questo sound con le tensioni alterate, la prima cosa da capire è chi sono queste tensioni alterate. Nona bemolle, nona diesis, undicesima diesis, tredicesima bemolle. Queste sono le tensioni alterate sull'accordo di dominante. Nel prossimo video vedremo che cosa si può fare con queste tensioni. Intanto ti invito ad iscriverti al mio canale. Ciao!